vita io l'ho intitolata Porti, la metafisica dei porti, perché ho sempre pensato, esplorando il Mediterraneo, in questo mio percorso di ricerca e conoscenza nel Mare Nostrum, che i porti diventano un luogo di incontro tra la città, tra il luogo dove vivono gli abitanti che sono sulle coste del Mare Nostrum, e il mare, questo mare che è dentro di noi, però al quale spesso giriamo le spalle. E quindi invece i porti diventano un canale di comunicazione con questi spazi enormi, le navi che arrivano e partono. Per me diventano spazi metafisici, proprio come la metafisica di Giorgio De Chirico, i suoi dipinti di un secolo fa, le piazze d'Italia, dove c'erano questi luoghi deserti e queste figure un po' meditative. E questi luoghi vissuti come spazi di abbandono, anche di conoscenza con il mare, io ho cercato di cercarli lungo il Mediterraneo, per esempio in questa immagine che vediamo scattata a Patrasso, nel porto di Patrasso in Grecia. Ci sono delle figure, persone che vengono e siedono lì, sulla banchina, senza un motivo particolare, per guardare il mare, per guardare le navi. Qui per esempio siamo a Barcellona, e ci sono delle persone che siedono lì normalmente sulla banchina. Io non ho voluto mettere nomi, descrizioni delle fotografie, proprio perché ogni immagine può essere un'immagine di qualsiasi luogo del Mediterraneo. Questa è Barcellona, potrebbe essere tranquillamente Napoli o anche il Nord Africa. Napoli è presente in alcune foto, per esempio qui abbiamo una foto del Morosiglio, e lì c'è in fondo una foto del porto di Napoli un po' separata dalla città, e questa grata dà proprio questo senso di separazione, di inarrivabile, perché sono luoghi vicini, parte di noi, però che non riusciamo ancora ad avere effettivamente dentro di noi. E poi c'è anche il lavoro, per esempio in questa immagine scattata sulla costa di Cartagine in Tunisia, c'è la fatica, c'è il lavoro delle persone che lavorano sul mare, che pescano, che devono di volta in volta ricostruire le proprie barche, e ci sono persone che invece vanno lì non per lavorare ma per pescare, per rilassarsi. O luoghi negati dove ci potrebbe essere ma non c'è questo rapporto con il mare, per esempio sul Molo San Vincenzo a Napoli, chiuso perché c'è la presenza della Marina Militare che impedisce l'accesso. La città potrebbe avere uno spazio nel golfo, è un molo lungo 2 km, ma è negato, ci si va soltanto in occasioni particolari.